Ai microfoni di Grosseto Sport abbiamo Guido Venturacci, direttore generale del Belvedere Grosseto, la seconda squadra del comune di Grosseto. Guido Venturacci è un sfregatato tifoso biancorosso del Grosseto, però ora è alla guida di questa società come direttore generale. Sì, è vero, il cuore è sempre biancorosso. Ora da un mese a questa parte comincia a essere un po' rosso-nero, anche perché poi la squadra del mio cuore poi sarebbe il Milan. È chiaro che è un'avventura nuova, per cui io ho sempre fatto altri lavori all'interno del Grosseto. È un'avventura per me, cerco di essere il più possibile vicino a questi ragazzi, dargli il mio contributo senza entrare nelle parti tecniche, perché qui c'è un mister, uno staff di tutto rispetto. Io cerco di dargli una mano su tutto quello che hanno bisogno. Il presidente mi ha messo in condizioni di lavorare bene, qualsiasi richiesta per ora gli viene fatta, non ha mai battuto ciglio, per cui penso di andare avanti pianino pianino e di migliorare sempre poi anche il mio budget a livello proprio manageriale, come potrebbe essere questa nuova avventura. Beh, l'esperienza non ti manca, ora non parliamo di cose tecniche, ma l'esperienza come conduzione di una società di calcio la puoi avere, perché sono anni, quanti anni che hai fatto il Grosseto? 55-60 anni, quindi non puoi dire che non hai esperienza. È una nuova società, un nuovo incarico che il presidente del Belvedere ti ha voluto dare e che tu hai accettato, io so, con grande affetto, perché il presidente ti ha telefonato, ti ha chiesto se volevi fare il direttore generale e te hai accettato. Sai che io e te parliamo spesso, ci troviamo per il corso, e per cui sapevi quasi più in anticipo, sei stato uno dei primi a sapere la scelta che stavo facendo. È chiaro che questa scelta che ha fatto Federico Clementini è dettata anche dal fatto di un rapporto quarantennale con il suo padre, il mitico Riccardo, in cui abbiamo condiviso anni e anni di battaglie biancorosse insieme, di amicizia consolidata. Lui sapeva benissimo la mia serietà, perlomeno questo io credo di averla dimostrata in tutti questi anni, e per cui quando mi ha proposto di fare questa cosa ho accettato senza riserve e senza niente, perché secondo me era giusto fare questa scelta, anche, ritorno a dire, per stare vicino soprattutto a un amico e a una squadra che credo, speriamo, ci dia qualche soddisfazione. Beh, per quello che ho visto oggi penso di sì. Io ti volevo solo dire una cosa, che lasciamo perdere le vicissitudini, però ho letto delle parole che ha avuto Simone Ceri nei tuoi confronti, che ti ha ringraziato per il tuo lavoro, e quindi di questo devi prendere atto. No, io già con Simone credo che non ci siano nessun tipo di problemi, ma non con Simone, con tutta la famiglia Ceri, con Angela, con Silvia, con Mario, perché abbiamo lavorato 3 anni veramente braccio a braccio e mi hanno fatto sempre sentire il suo apporto, non mi hanno mai contestato assolutamente niente, mi hanno dato sempre mano libera, per cui sono amici fraterni, sono amici che io porto nel cuore, ci siamo sentiti anche oggi, per cui gli auguro tutte le fortune. Domenica, quando ho sentito che aveva segnato Muscati, sono sbalzato, anche ho fatto anche una figuretta, insomma, perché ho sentito segnava il Grosseto, purtroppo il cuore è quello che è. Poi ho mandato un messaggio, siamo in ottimi rapporti, il Grosseto qualsiasi cosa abbia bisogno, di qualsiasi cosa, in Guido Venturacci troverà sempre una porta aperta. Io già avevo ringraziato e colgo l'occasione a un emittente come Grosseto Sport, che comunque vada, so che sta lavorando anche per il bene del Belvedere, avevo già fatto i miei ringraziamenti a tutti, sia alla famiglia Cerica, ai volontari che hanno lavorato con me, a tutti, perché credo in questi anni, i primi 20 anni di Camilli, i 2 anni di Piccione e i 3 anni dei Ceri, comunque vada, i volontari in modo particolare sono stati sempre vicini, e la famiglia Ceri io gli devo soltanto dei ringraziamenti di cuore,
e gli auguro di fare un campionato veramente bello, di salvarsi e di seguitare questa avventura, perché comunque vada Grosseto, l'Unione Sportiva Grosseto rimane e rimarrà sempre la prima squadra della città. Lo sai bene, questa ci si porta nel cuore, ma credo anche Federico Clementini si porta dietro, pur essendo presidente di un'altra società, si porta dietro con amore e con rispetto nei confronti della famiglia Ceri soprattutto, ma dell'Unione Sportiva Grosseto e dei suoi tifosi. Se mi permetti un ringraziamento lo devo fare, chiaramente l'ho già fatto, ma colgo l'occasione di questa emittente per ringraziare tutti i ragazzi della curva che mi hanno dato il loro apporto incondizionato. Ogni qualvolta ho avuto a che fare con loro gli dicevo ragazzi, si sono comportati sempre in maniera perfetta, per cui le devo ringraziare. Tutto questo ti fa un grande onore e noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico. Ti ringrazio di cuore, tanto noi ci vediamo spesso e sarai il primo a sapere tutto quello che succede nei limiti del possibile di questa nuova società e di questa nuova avventura. Va bene, un grazie a Guido Venturacci. Grazie a voi.